Lo scopo del terrorismo, nell'etimologia stessa della parola, è quella di incutere terrore, quindi di seminare in qualche modo il panico. Per quello che io prima facevo un ragionamento sul fatto che soprattutto chi è nelle istituzioni, chi ha ruoli di responsabilità, non può cedere al panico e non può trasmettere questo tipo di panico, ma deve pensare in maniera razionale a come rispondere. In maniera razionale si intende anche dare informazioni precise. Io non so se è perché sta uscendo, è uscito da poco il nuovo film di 007, ma mi sembra Sì, che siano tutti girato a diventati Roma, esperti peraltro. di intelligence e ho sentito un po' di fesserie prima sul fatto che falle nel sistema dell'intelligence francese. In realtà le falle sono evidenti e c'è una polemica molto forte in Belgio in questo momento, sono all'interno dell'intelligence belga, cioè di Sì. quel paese che ha ospitato le menti della strage, perché l'intelligence francese, ricordiamolo, nel giro di 48 ore, con i soli elementi recuperati sui luoghi delle stragi, ha individuato chi erano i mandanti, chi erano anche gli esecutori, chi erano le menti, e in 72 ore sono riusciti a prenderli e a farli fuori. Beh, Quindi io comunque siamo molto non cauti, sono anche perché sicurissimo della qui si capacità, diciamo, apre, reattiva dei servizi di intelligence francesi, guardi, anche perché sembra che lì a Saint-Denis ripeto, si sia arrivati per una soffiata, No, lì a San alla Denis si fine è della arrivati cronaca per si arriva un'opera di intelligence. e per A una San Denis soffiata. ci si C'è è qualcuno arrivati che ha per un'opera di telefonato e ha detto: intelligence. guardate che vedo qualcosa di strano. Comunque, vabbè. Sì, va bene, ok. Le favole stanno bene No, nei qui libri. nessuno ha la verità sui servizi Guardi, ci francesi, sono. però, No, insomma. non è che nessuno ha la verità sui servizi francesi, però ci sono fatti evidenti che portano a questa verità. Difatti evidente. Detto Vabbè. ciò, c'è anche un Beato lei. problema, e questo è il nodo, questo è il nodo vero. Sì. C'è anche un problema di condivisione di quelle che sono le Oh, informazioni che non per si poter parlano i arrivare a una servizi, questa è una prevenzione. follia, dai, su, è una follia che l'Europol non Non ho comunichi, che i capito. servizi non comunichino tra di loro, i Ci servizi sono dei francesi, servizi che non belgi, comunicano fra di italiani, loro, ma c'è tedeschi. anche probabilmente un motivo, attenzione, c'è anche probabilmente un motivo, perché i servizi belgi, non è da ieri, ma purtroppo è da tempo, sono sotto osservazione da parte di tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea o comunque degli Sì. alleati, perché hanno in qualche modo, ricalcando un po' quello che è stato il nostro lodo Moro degli anni 70, hanno in Sì. qualche modo negli anni passati tollerato in qualche modo la presenza sul loro territorio di cellule con il patto scellerato che sul loro territorio poi non sarebbe successo nulla. Queste Il sono patto non ha evidenze che funzionato, stanno venendo diciamo. fuori. Questi Sì. sono, no, è sempre funzionato così. Purtroppo da No, noi è dico in funzionato questo così con il caso. lodo Moro, ma la strage di Bologna è venuta avanti lo stesso. Quindi il problema vero è la capacità e la determinazione che mi sembra che Hollande stia mettendo in campo Sì. di contrastare lo Stato islamico, perché se noi non contrastiamo in maniera durissima un terrorismo che fra l'altro è territorializzato, che nel caos generale ha questa caratteristica, cioè essere territorializzato e quindi essere immediatamente aggredibile sul loro territorio, se non lo contrastiamo questo si espanderà sempre di più, perché prima abbiamo fatto un ragionamento sul piano interno, su quello che serve a livello di prevenzione per evitare di modificare troppo il nostro stile di Sì. vita, cedendo un minimo della nostra privacy, ma sul piano esterno, e qui anche qui una puntualizzazione, noi stiamo già partecipando come Repubblica Italiana ha una missione internazionale Sì. Con contro il Daesh già dall'agosto, dal settembre del quattro aerei tornato 2014. La disarmati cosa, guardi, che la cosa fanno veramente ricognizione. agghiacciante, sa qual è? Sa qual è? Sì. Che durante la conversione in legge del decreto missioni ci sono state delle forze politiche, cioè Sinistra Italiana e Ieri, Movimento 5 ieri. Stelle, Sì. ieri, che volevano togliere i fondi per il contrasto al terrorismo. E questo è un dato di fatto che lo può assolutamente prendere dallo resoconto C'è stenografico. un'opposizione a Ultimissima sinistra. cosa. Va bene, ho capito. Esatto, Ho capito. sì, ma la cosa A agghiacciante è sinistra del che la PD. missione più importante che abbiamo in questo momento qui contro il terrorismo, qualcuno chieda di cancellarla. L'altra cosa Vai. che emerge dai sondaggi è questa, così, questo,
questo conformismo sulla parola Islam moderato. Io crederò all'Islam moderato nel momento in cui la comunità islamica sarà la prima a consegnarci qualche possibile terrorista, qualche domani possibile lei ci va in piazza, glielo chiedo Pini, lei ci va in piazza domani? No, io vado a Parigi, guardi, io vado a Parigi, ho già prenotato e vado a Parigi, che mi sembra più importante dare una testimonianza laddove è stata colpita l'Occidente, perché se qualcuno non si mette in testa che questa è una guerra non di religione, ma uno scontro culturale pesantissimo, abbiamo perso in partenza. È uno scontro